Iniziamo la quarta lezione. Grazie Vincenzo, a te la parola. Grazie a voi. Ne approfitto per l'avvicinarsi della conclusione di questa esperienza di visita per ringraziarvi ancora una volta per tutto, perché è stato estremamente interessante. Ho sentito tantissime cose che mi hanno incuriosito, mi hanno fatto venire voglia di saperne di più. Buon lavoro, sono davvero moltissimi dei progetti che state seguendo. Allora, ultimo segmento della mia storia. Nel titolo della sequenza dei quattro incontri, questo si chiamava Revisione, Fondamento e Novità d'Uso, Use Novelty e Bayesian Story, una storia bayesiana. È effettivamente una parte, come alcune altre di quelle che vi ho presentato, che è un po' ancora in corso di elaborazione, diversamente da quella un po' più centrale, quella copernicana, che a questo punto ha già una forma molto strutturata. Quindi, a maggior ragione, è di grande interesse capire effetto di fa. E cerco di non dare niente per scontato, che significa che può anche darsi che qualcuno di voi senta delle cose che conosce già, vediamo come va, perché per capire quello che voglio fare, che diciamo l'esito originale, per così dire, sommato è abbastanza limitato, però dal punto di vista strategico della costruzione del discorso che ho provato a presentarvi, a me sembra un punto che vale la pena di sviluppare. E quindi per farlo provo a recuperare un attimo di nuovo, a fare un piccolo riassunto per gli scopi di oggi. Durante la prima parte dei nostri incontri, insieme con molte altre cose, io ho cercato di evidenziare due grandi percorsi di interpretazione contemporanea dei rapporti fra teoria e dati, teoria ed evidenza. E quindi quelle che sono due modalità di analisi filosofica, di interpretazione filosofica generale del metodo della scienza. Certamente, come sapete, ci muoviamo a un livello di astrazione notevole, insomma, quello della filosofia della scienza generale, bene o male, il dibattito si svolge a quel livello lì. E queste due varianti le ho ricostruite in questo modo. Da una parte c'è quello che ho chiamato il modello multiattributivo della scelta a teorie. È un'etichetta che funziona abbastanza bene, anche se non c'è un'etichetta standard, ed è quello nel quale, diciamo, il rapporto con i dati empirici è uno degli ingredienti di una lista di dimensioni che concorrono alla valutazione delle teorie e per le quali ci deve essere un bilanciamento che si può esprimere in forma matematica, come un'integrazione di tesi assegnate a queste virtù. E in questo quadro viene spesso menzionato il riferimento appunto per alcuni di queste virtù teoriche che servono a superare un problema di sottodeterminazione empirica che dipende dal fatto che, come sappiamo, ce l'ha insegnato Duhem, anche teorie incompatibili fra di loro normalmente, diciamo, ci permettono di stabilire un collegamento con i fenomeni attraverso opportune ipotesi, sviluppi, assestamenti, eccetera, eccetera, che stabilisce, no? Riconcilia le teorie con i dati. Questa è una linea di interpretazione che si può far risalire almeno a Kuhn, perché per indicare un grande nome in alcuni dei suoi contributi viene formulata, e ha il notevole limite di essere poco tagliente, perché gli si può dare una matematica, però di fatto tutti quelli che è opinione comune che in virtù del fatto che si possono dare tesi diverse, anche assessi di valutazioni diverse delle teorie rispetto a queste virtù sono sfuggenti, in molti casi siamo in grado di fare una sintesi specifica in modo che si possa identificare quale debba prevalere tra due alternative, in circostanze in cui magari lo vorremmo fare.
E questa linea, che è molto popolare, è quella che ha portato alle considerazioni un po' disincantate di alcuni autori che ho menzionato all'inizio. Un'altra variante che ho menzionato e che ho provato a chiamare produttivismo radicale, in mancanza di meglio, se ne trovano delle tracce molto esplicite nell'analisi popperiana della scienza, ma non si trova solo lì, è quella secondo la quale l'unica cosa che conta sono nuove previsioni, dove per nuove previsioni si intende previsioni nuove che, diciamo, attendono ancora di essere verificate, soltanto una volta verificate, una volta stabilite, avrebbero l'effetto di confermare le teorie. Tutto il resto non ha nessuna rilevanza. Questa modalità di interpretazione è una modalità di interpretazione che si accompagna molto spesso con una particolare attenzione per certi tipi di episodi della scienza, le grandi previsioni della fisica contemporanea, questi nuovi pianeti, nuove particelle, eccetera, eccetera, giustamente considerate sensazionali, e si accompagna anche, che è una cosa leggermente diversa, con un punto, anche questo non immotivato, della sperimentazione, che il fenomeno dell'esperimento tipicamente consiste in questo, nell'allestimento di una circostanze nelle quali, che possono essere in buona parte controllate, nelle quali ci si aspetta qualche cosa che bisognerà poi stabilire, e questo qualche cosa ha le caratteristiche, per come è stato allestito il sistema, che sarebbe effettivamente molto sorprendente, se non perché noi presupponiamo che possa essere corretta una certa ipotesi. Anche soltanto sperimentazione clinica e medicina, che come sappiamo è un standard, riflette esattamente questa logica e quindi incorpora questa opportuna considerazione metodologica. Il problema di questo predittivismo è che è enormemente esigente, enormemente esigente. Cioè, ci impedisce di classificare come evidenza pertinente, favorevole per l'ipotesi, una enorme quantità di informazioni che nella scienza, in moltissimi contesti, sono state usate e devono essere usate. Abbiamo parlato stamattina delle scienze storiche, sono un esempio clamoroso di questo genere, ma non sono certamente l'unico. Gli esempi si sprecano letteralmente. Ne abbiamo citati diversi, abbiamo visto che nel caso, per esempio, della rivoluzione copernicana è chiarissimo che questo fenomeno esiste, così come in moltissimi altri casi. Quasi mai le rivoluzioni scientifiche si sono realizzate per il fatto che era già stata acquisita una nuova sensazionale previsione. Hanno preso forma sulla base di una reinterpretazione di fenomeni noti, che è stata sufficientemente determinante, a quanto pare, per modificare le valutazioni degli studiosi. Quindi ci deve essere qualcosa che manca in questa storia, e questo qualcosa che manca si può ricondurre, usando un'altra etichetta, si trova in letteratura, a una qualche forma di problema della vecchia evidenza. Cioè, come facciamo a rendere conto razionalmente del fatto che, per quanto non tutti i fenomeni salvati, per cui sono solo accomodati, danno sostegno ad una teoria, però non possono essere soltanto quelli predetti in anticipo a dare sostegno. Ci deve essere qualcosa di più, perché altrimenti molto di quello che nella scienza accade sembra davvero non avere senso. Quindi, una perché troppo, troppo liberale, l'altra perché troppo esigente, queste due linee di interpretazione del metodo risultano insoddisfacenti, a mio parere, e mi sembra che lo si veda per alcune loro conseguenze che abbiamo visto. Benissimo. Tutto questo lo sapete già. Ho provato a farvi presente che esiste un percorso alternativo, un tentativo come dire, di navigare tra questi due estremi, che è legato tradizionalmente ad una ramificazione della tradizione popperiana e lacatosciana, che si è concentrato su una nozione di novità d'uso, i cui obiettivi sono esattamente quelli di migliorare questa situazione, risolvere da una parte il problema della sottodeterminazione, quindi non svuotare l'analisi del metodo scientifico, dall'altra parte risolvere la evidenza, cioè spiegare come sia possibile che qualcosa di diverso da una previsione in quel senso radicale possa comunque svolgere un ruolo confermatorio determinante nel ragionamento scientifico. E ho cercato di seguire questa strada nel modo che sapete, proponendo una variante e provando ad applicare una variante di questa strategia. Quando l'avevo presentato
le due varianti prevalenti, ma per ciascuna delle due avevo detto che si potevano rappresentare il linguaggio della filosofia della scienza bayesiana, il linguaggio probabilistico. In particolare avevo fatto riferimento ad una formula che potevano riscrivere, che funziona così. Avevo detto il si può facilmente far vedere che se voi avete, mettiamo che si tratti del confronto fra due teorie, e voi avete a disposizione un pacchetto di dati. Si verifica questa cosa. Adesso la scrivo nella sua forma più, diciamo, un pochino più quella che intimorisce un po' di più, però proviamo a scriverla così. E vediamo se funziona. Allora, quello che ho scritto qua è soltanto un modo complicato per riscrivere il teorema di Bayes. Il teorema di Bayes, una delle implicazioni del teorema è che la probabilità, prendiamo due teorie che sono fra di loro incompatibili. Questi T1 e T2 possono essere tra loro incompatibili, non devono essere una partizione, può anche darsi che non esistano queste possibilità, questo non è un problema, però si dimostra questo, cioè si dimostra che il rapporto fra quelle due probabilità è uguale ad un prodotto, uno dei due fattori è la probabilità, il rapporto fra le probabilità a priori di quelle due. E l'altro due fattori è questo oggetto qui. Partiamo da questo magari fa meno paura. È una conseguenza del teorema di Bayes. Questa è una valutazione comparativa della probabilità di due ipotesi, di due teorie, sulla base di evidenza disponibile o in qualche modo presupposta. Si dimostra che questo è uguale a che cosa? Al rapporto fra le priorità, fra probabilità a priori, moltiplicato per questo oggetto che si chiama likelihood ratio, rapporto delle verosimiglianze, che dice una cosa molto ragionevole, cioè ci interroghiamo su quanto sia probabile il dato a partire, no, dallo presupposto da una certa teoria e quanto sia probabile il dato a partire da un'altra teoria. Qui, per semplificare, non sto aggiungendo una cosa che in realtà sappiamo che è sempre necessaria ovviamente, e cioè che ci dovranno essere delle assunzioni che contestualmente non sono contestate, sono condivise e che determinano queste relazioni probabilistiche. Le teniamo lì sullo sfondo, bisognerebbe nominarle, renderebbe l'equazione più complicata, anche più completa ed accurata, ma per i nostri scopi possiamo far finta di non averne bisogno, di non aver bisogno di scriverle. Questa equazione è quella che si trova, è il punto d'arrivo di quel percorso che vi ho menzionato in un articolo di Wesley Salmon dell'inizio degli anni 90, in realtà degli anni 90, in un momento cruciale della storia della riflessione filosofica sulla conferma della scienza, nel momento in cui si assiste, diciamo, ad una prima espansione, diciamo, dell'approccio bayesiano alla filosofia della scienza. Salmon, che è un autore con una discendenza empirista, dell'empirismo logico, si interroga sui rapporti fra Kuhn e Bayes, diciamo così, e pensa di poter proporre una conciliazione del punto di vista kuhniano con quello bayesiano, pensa di poter identificare il formalismo bayesiano come una specie di algoritmo, la chiama così, come una formalizzazione trasparente della struttura del ragionamento scientifico a questo livello di astrazione molto ampio, e presenta questa equazione come il punto d'arrivo della sua analisi, dove in realtà c'è dentro anche le soluzioni ausiliarie. Perché dice giudizio scientifico e comparativo, stiamo supponendo nel caso più eclatante quello di una rivoluzione scientifica, diciamo così, è guidato da questa logica formale. Ok. Questo oggetto qui, da questo oggetto qui
quella che trovate sopra, che è un po' più brutta, è una riscrittura. È una riscrittura, una trasformazione minimale di questo. Ho preso i logaritmi di questi tre oggetti in modo da trasformare la moltiplicazione in una somma, questa è l'unica cosa che ho fatto, e dopodiché ho scritto qua dentro odds, gli odds sono questo rapporto, è una notazione nella quale metto a confronto questi due data e, ma è letteralmente questo rapporto, non è tanto che questo. Gli odds sono questo rapporto tra le due teorie, a priori non c'è la E, ok? E questo qui è il logaritmo dell'accuracy, cioè il logaritmo di questo rapporto qua, dove sto esattamente mettendo dentro questo, cioè il rapporto fra la prevedibilità dei dati considerando le due ipotesi alternative. Tutto questo funziona perché le T2 sono considerate tra di loro esclusive, ok? Non devono essere esaustive, ma devono essere esclusive. E questo non è un problema, perché è esattamente quello di cui noi vogliamo parlare e di cui Salmo vuole parlare. D'accordo? Perché dico che questa qua sopra, adesso cancello quella sotto, perché dico che questa qua sopra è una controparte bayesiana, secondo me, e plausibilmente può essere interpretata come una controparte bayesiana della teoria multiattributiva, della scelta fra teorie, perché? Dell'analisi filosofica multiattributiva della scelta fra teorie. Per un motivo che mi sembra abbastanza semplice, è che si trova, di fatto si trova spiegato proprio anche nell'articolo di Salmo. Salmo, innanzitutto, siccome conosce due M, è al corrente del fatto, lo scrive molto chiaramente, che questo oggetto in molti casi finisce per essere, è molto plausibile che finisca per essere uguale a zero. Perché è molto plausibile che finisca per essere uguale a zero? Beh, perché noi sappiamo che dipende dagli studiosi, dagli scienziati, quando hanno dei dati a disposizione, generare una variante della loro teoria preferita che riesce a renderne conto. Siccome la probabilità condizionata, per come la usa Salmon, non è in grado di rilevare intanto per questo, cioè quanto è probabile, in particolare se tu la puoi derivare logicamente, allora LR è il likelihood ratio. Il rapporto di due somiglianze, è quello che ho scritto qua sotto. Grazie. Ne prendiamo il logaritmo solo per trasformare il prodotto di somma, basta. Solo perché il modello, diciamo, di questo qui è comunque una misura della credibilità di una contro l'altra, no? È una misura che non è una probabilità tecnicamente, va dal meno infinito all'infinito, allo zero che corrisponde ad un uguale, come dire, credibilità, e poi è positiva se questa è più uguale di questa e è negativa e viceversa. È soltanto un altro modo per esprimere il nostro grado di convinzione della teoria, una bilancia. Quindi, di fatto, è comunque un indice della preferenza tra teorie e di quanto è forte la preferenza dell'uno rispetto all'altro, no? E dunque, Salomo, dicevo, riconosce che questo qua, cioè, se opportunamente specificate, assestate, aggiustate, in riferimento a dati disponibili, le due teorie saranno in grado di recuperarli. Okay? È normale che succeda. Saranno in grado di recuperarli. Questo è quello che 2M ci insegna e che noi vediamo con i nostri occhi durante lo studio dei periodi, per così dire, rivoluzionari. Per esempio, lo vediamo quando i sostenitori della teoria corpuscolare della luce si inventano delle versioni della loro teoria preferita che possa rendere conto della diffrazione. Ok? In questo modo, diciamo, rincorrendo i fatti, noi diremmo, però si trovano, dal punto di vista di quei numeri, di quei valori, si trovano sullo stesso terreno degli ondularisti, d'accordo? Che l'avevano previsto, ma una volta osservato, è a disposizione, diciamo, anche degli altri, perché la loro teoria venga modificata di conseguenza e abbia la caratteristica di poter pareggiare su quel terreno molto semplice del fatto di rendere conto logicamente dei fenomeni. Quindi Salmon è perfettamente corrente che in molti casi che ci interessano, dobbiamo ritenere che questa quantità non faccia una differenza in questo rapporto, in questa valutazione comparativa. E infatti questo significa che a determinare questa valutazione comparativa finirà per essere quest'altro oggetto, che è il rapporto tra le probabilità a priori. Dentro quell'articolo lì, in maniera abbastanza ostinata, il più possibile diligente, Salmo si sforza di dire questo valore è un valore dentro il quale noi mettiamo le nostre valutazioni delle vettute teoriche, gli aspetti confermazionali delle vettute teoriche. In particolare, questo, fra queste due possiamo decidere di favorire, anzi dovremo
favorire in questa assegnazione di probabilità quella più semplice, dal punto di vista per cui la semplicità è una virtù conformazionale. E così via. Lui riprende la lista delle virtù teoriche di Kuhn, la suddivide, ritaglia la parte che ha una componente epistemica conformazionale pertinente e dice: il bayesiano, per come io vi propongo questo percorso di sintesi, dovrà far convergere in questo valore quelle valutazioni. E quando lo farà, otterrà un algoritmo per determinare la scelta fra le alternative. Quindi, anche se questo è un singolo valore, un singolo numero, l'insieme delle virtù conformazionali pertinenti, non sono poi così tante quelle che sono davvero pertinenti dal punto di vista conformazionale, abbiamo visto sicuramente la semplicità ricorre continuamente, c'è quest'altro tema della coerenza con il resto della conoscenza disponibile all'epoca, con il resto degli ingredienti della scienza disponibile all'epoca. E abbiamo visto che almeno queste due possono andare in direzioni opposte, benissimo. Salmo si sforza di sostenere che nella sua interpretazione, tutte queste cose devono andare a finire qui. E da questo punto di vista, secondo me, è perfettamente legittimo ritenere che questa possa essere letta plausibilmente come una controparte bayesiana, cioè che usa il linguaggio probabilistico, dell'approccio multiattributivo della scelta fra teorie, con tutti i limiti che ha. Noi abbiamo già insistito molto sul fatto che ha dei grossi limiti questa modalità. Cioè, è plausibile, ma è molto debole. È maledettamente, è dolorosamente debole. Okay? E nella versione bayesiana tutta questa debolezza va a finire esattamente nel principale punto debole dell'approccio bayesiano, che è l'assegnazione delle probabilità a priori, ovviamente. Non c'è la sorpresa. Perfetto. Quindi abbiamo una storia e abbiamo gli stessi problemi, diciamo. Qualcosa di simile ad un problema di sottodeterminazione, di debolezza dell'algoritmo nelle sue applicazioni. Benissimo. Vi ho anche detto, esiste una controparte bayesiana anche del predittivismo standard. Certo che esiste, anche questo è un fatto ben noto, diciamo, in letteratura. Perché? Qui basta guardare il teorema così com'è. Nella sua forma più brutale, il teorema dice: la probabilità di una teoria, aggiungo ancora una cosa solo per essere sicuro di non perdermi, è perché è Salmon che ci tiene ad applicare quella cosa a una coppia di teorie e a fare una valutazione comparativa, ok? Quindi quella formula non assegna una probabilità complessiva a T1 dato E e a T2 dato E, vi dice soltanto come sono bilanciati quei due valori lì, no? È soltanto un rapporto. È Salmon che ci tiene a farlo, perché? Perché Salmon, per i suoi motivi filosofici anche comprensibili, è molto preoccupato del problema dell'esaustività, no? Della clausola residuale, cosa resta, cioè o sono onde o sono particelle, ma potrebbero essere anche delle altre cose, e noi di quelle non sappiamo niente, è molto preoccupato delle conseguenze tecniche di questa questione della Kecciola ipotesis, e quindi ci tiene a concentrare il suo discorso su questo confronto. È una cosa molto ragionevole per me, mi sembra innocente, quindi me la porto dietro. Il teorema di Bayes, nella sua forma più brutale, dice questo: dice che questa quantità è una funzione di questa cosa qua. D'accordo? Allora, il predittivismo bayesiano da manuale, il predittivismo bayesiano da manuale, emerge dentro il bayesianesimo da manuale. Il bayesianesimo da manuale dice che le probabilità, questi valori, rappresentano le credenze attuali di un agente, okay, i gradi di credenza attuali di un agente. Questo agente ha delle caratteristiche leggermente idealizzate rispetto a noi, però ci somiglia, diciamo, è una versione un pochino più un po' ripulita di noi stessi, no? Che ha delle credenze probabilistiche. Credenze probabilistiche attuali. Allora, il ragionamento qual è? Beh, perché questa quantità sia più alta di questa? No? Ci interessa interrogarci su questa disequazione. Perché? Perché questa disequazione, secondo questa storia, ci dice e ci conferma.
D'accordo? Se è vero che la probabilità della teoria dell'evidenza è maggiore della probabilità della teoria senza aver presupposto l'evidenza, vuol dire che l'evidenza conferma la teoria. Questa è una definizione qualitativa bayesiana, è quella da manuale di conferma. A noi interessa ragionare sul verificarsi di questa circostanza, d'accordo? Ok, perché questa circostanza si verifichi, bisogna che questo oggetto abbia un valore maggiore di 1. Ok? Beh, perché quell'oggetto, dunque, nel caso banale, diciamo che per noi è sufficientemente stilizzato ed è sufficiente, ci possiamo aspettare che questa sia una quantità che ha valore 1. Stiamo parlando di teorie che sono in grado di generare deduttivamente, no? I fenomeni che ci interessano, le loro previsioni dal punto di vista di cui stiamo parlando. Ci possiamo aspettare che questa, se non è proprio 1, diciamo, sarà molto alta, ma caso che sia 1 va benissimo, come illustrazione è perfettamente appropriata. A questo punto, perché questo oggetto sia maggiore di 1, basta che questo denominatore sia minore di 1, d'accordo? Ma questo denominatore rappresenta la credenza attuale della gente, ok? Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che questo fatto è confermerati se inizialmente è inatteso, se è una cosa che non ho già stabilito, nella quale non ho già piena fiducia, piena, credenza. Questa quantità dovrà essere minore di 1. Non solo, ma tanto più è bassa, quindi tanto più è inatteso questo fenomeno, tanto più il suo verificarsi determinerà un incremento della probabilità di P. Oh, dal punto di vista dei bayesiani, questo è stato spesso venduto come un successo esplicativo della teoria. Perché? Perché dicono, vabbè, prendete il caso del puntino bianco di Poisson, prendete tutta la lista dei predittivisti. La previsione del ritorno della cometa di Halley, l'esistenza di Nettuno, fino alle onde gravitazionali. Sono tutte cose sensazionali, previsioni sensazionali nel linguaggio popperiano, tali per cui prima di essere state osservate, in assenza dell'assunzione della teoria, risulterebbero appunto estremamente sorprendenti. Tanto più sono sorprendenti, maggiore sarà questo salto in alto della probabilità di T una volta che l'evidenza è stata acquisita. Okay. E questo i bayesiani dicono: beh, è una cosa che come dire, ci racconta qualcosa che succede in realtà, no? È una caratteristica positiva della teoria. E in effetti è difficile dargli torto, però ha una controparte, come dire, sconfortante. Ed è che se la credibilità attuale di E è uguale a 1, il che avviene se E è un fatto già noto. E se si intendono le probabilità come rappresentazioni di credenze attuali, allora è impossibile che si verifichi questa disequazione. Se questo denominatore è uguale a 1, questi due valori dovranno essere uguali. Lo dicono gli assiomi. Questa quantità non potrà essere maggiore di 1, di fatto sarà uguale a 1 anche in quel caso. Questo risulta essere uguale a 1, questi due valori risultano essere uguali tra di loro. Uguale se le probabilità sono misure, come dice il bayesianesimo da manuale, misure delle credenze attuali di un agente razionale, allora un fatto noto non può confermare una teoria. Punto e basta. Non c'è verso. Ok? Questo è il problema della vecchia evidenza formulato per il linguaggio bayesiano. Naturalmente è un problema che sussiste per ogni predittivista radicale. Anche Popper ce l'aveva, d'accordo? Però Popper il linguaggio bayesiano non piaceva, anzi lo detestava, quindi questo collegamento lo facciamo noi perché ci interessa, non ci interessano le ragioni storiche del rifiuto popperiano delle probabilità. Sì. Capire il suo capito di domanda. Ah. Adesso capito. Quindi Pg è la probabilità che sia un dato fenomeno. Vogliamo vedere le relazioni. Prima di Einstein, che era anche dopo Einstein, per tanti anni sapeva se effettivamente esistesse, quindi era praticamente sotto. Se invece le onde gravitazionali fossero già state conosciute negli anni 30, per dire, era uguale a Questo è quando tu leggi Gleimur, che è quello al quale noi diamo il credito di aver scoperto il problema della vecchia evidenza, non perché l'abbia scoperto, ma perché l'ha enunciato contro i bayesiani. Gleimur usa Mercurio e dice: al momento in cui, all'inizio del 1900, questo per un bayesiano deve essere uguale a 1. Boh, morta lì. E lui dice: questo è il motivo per cui non sono bayesiano. però, cioè,
Capisco che la previsione deve agire in un certo senso su qualcosa che noi non conosciamo, che non abbiamo studiato, fenomeno, però altro conto che riuscire a inserire quel fenomeno degenerazionale all'interno di una teoria. Cioè, la vedo sempre come una sorta Ok, ci arriviamo. Questa è la soluzione, è la traiettoria di soluzione del problema della vecchia evidenza sotto forma di apprendimento logico. È una tipica strategia di soluzione. Lo stato attuale in cui siamo è questo. Le due varianti metodologiche, tutte e due possono essere riformulate in un linguaggio probabilistico e il parallelismo viene preservato. La variante multiattributiva ha gli stessi difetti, diciamo così, di Kuhn, la variante, per quel che ci riguarda, la variante bayesianesimo di scuola ha le stesse virtù e gli stessi difetti di Popper. La virtù è che puoi scrivere, per esempio, l'importanza della sperimentazione, perché nella sperimentazione tu ti metterai operativamente, fattivamente, in circostanze nelle quali questo denominatore è un piccolo valore, piccolissimo, più piccolo possibile, dato quello che sai. Okay? E invece quello sopra sarà il più alto possibile, magari non sarà uno perché c'è rumore, ma comunque sarà il più alto possibile. A quel punto, se questo diventa un test severo nel linguaggio popperiano, è quindi da grande conferma. Perfetto. Problema della vecchia evidenza. Ok, questo è il problema che emerge. Allora, detto tutto questo, cos'è che io vorrei fare e dovrei fare? Io vi ho presentato un tentativo di analizzare la relazione di conferma e quindi, per estensione, un po' diciamo, temeraria del metodo, una cosa che non è né una né l'altra, e che vi ricordo come funziona, ve la riscrivo, no? Anche qui è molto stilizzata, ma è esattamente quello che ho provato ad usare nel caso copernicano. Richiedo che succedano tre cose, sempre tenendo conto che dobbiamo avere delle ipotesi ausiliarie non controverse, okay? Sulle quali non c'è contestualmente discussione. Cosa richiedo? Richiedo che ci sia una relazione logica di derivabilità di un certo fatto, quello che poi svolge il ruolo, diciamo, di evidenza, a partire dalla teoria, a partire da un altro stato di cose noto, stabilito. Poi richiedo che però, allo stesso tempo, non sia sufficiente la teoria a far derivare F, e richiedo anche che ed F, queste sono clausole, l'ultima soprattutto è una clausola anti-controesempi indesiderati. Vi chiedo che E ed F siano tra di loro indipendenti, no? Quindi non deve essere possibile che E da sola determina, come dire, la circostanza F. Queste sono le tre cose che, se vi ricordate, applicate al contesto copernicano, funzionava così. Teoria copernicana, insieme con osservazioni sulle congiunzioni di Venere, fa derivare che Venere non va in opposizione, perché è un pianeta interno. Okay? La teoria però, a questo livello di astrazione, che è quello che ho determinato seguendo l'Akatosh come una specie di nucleo, non è in grado di dirti niente di particolare su Venere da sola, in assenza di questo input. E d'altra parte, tra queste due cose, lo dimostra il caso tolemaico, non ci sono relazioni logiche dirette. Che possono darsi, da un punto di vista logico, possono darsi con tutte le combinazioni. Okay? Okay, questo è quello che vi ho proposto, e almeno nel caso copernicano ritengo che noi otteniamo, cioè riusciamo a dimostrare, secondo me, riusciamo a dimostrare che riusciamo a fare meglio sia dei diciamo multiattributivisti, che nel caso copernicano, vi ricordate cosa dicono? Ma dipende, perché i copernicani pensavano che fosse più semplice, però non era compatibile con la fisica, i tolemaici pensavano che fosse compatibile con la fisica, però gli davano meno importanza alla semplicità, e aspettiamo fino a che non si mettano d'accordo, a un certo punto questa divergenza viene meno. E dall'altra parte non siamo costretti a fare come faremo con Popperiano, e questa è una cosa che Lakatos e Cesare mettono in evidenza con un modo molto
martellante, che il Popperiano è costretto a dire che fino almeno alle fasi di Venere, se non addirittura alle misurazioni successive del moto della Terra, quella controversia è irrisolta e irrisolvibile, e in particolare che non abbiamo una storia per la scelta di Galilei e Copernico, e di Galilei e di Kepler. Quindi la mia ipotesi è che questa cosa funzioni meglio in quel contesto. Okay? Siccome questa cosa qua è una cosa che sul versante non probabilistico promette e in realtà realizza una risoluzione parziale del problema della vecchia evidenza, perché ha come conseguenza che l'elongazione limitata di Venere conferma effettivamente Copernico e non Tolomeo. Questo vuol dire che viene risolto il problema della vecchia evidenza, perché l'elongazione limitata di Venere era un fatto noto. Siccome questa cosa qua risolve il problema della vecchia evidenza, se ci fosse una sua traduzione bayesiana, sarebbe una traduzione bayesiana, dovrebbe essere una traduzione bayesiana che risolve il problema della vecchia evidenza. Diversamente dal bayesianesimo da manuale. Ora, l'obiettivo di oggi, dopo questa lunga introduzione, è provare a farvi vedere come sarebbe fatta questa cosa qua. Di nuovo, questa cosa qua, c'è cioè la controparte bayesiana della mia proposta. Non è niente di assolutamente sensazionale. Io sto riformulando con alcuni ritocchi delle cose che voi in letteratura trovate già. E uno dice: allora che ci importa? No, ci importa perché secondo me è una buona notizia. E il motivo per cui è una buona notizia è che, diversamente da Popper e molti altri popperiani, secondo me il successo, diciamo, dell'impianto bayesiano in filosofia della scienza generale non è completamente privo di giustificazione. Ha delle ragioni. Io sono un certo tipo di bayesiano, ritengo che sia un linguaggio che ci è d'aiuto per risolvere alcuni problemi, per reinterpretarne altri, per aumentare la nostra comprensione del ragionamento scientifico ad un livello di astrazione molto elevato. Quindi, mentre uno come Worrall, che cercava di fare una cosa simile, in parte l'ha fatta, considerava il bayesianesimo come un avversario e l'ha criticato, questo non è il mio atteggiamento. Il mio atteggiamento è quello di dire: sì, è vero, l'impianto bayesiano ha come sua caratteristica quella di essere molto flessibile, certo, che uno può scrivere qualunque teoria nel linguaggio probabilistico, però questo secondo me non ci deve scoraggiare dal farlo, perché poi si porta dietro alcuni altri vantaggi, alcune potenzialità espressive alle quali io riconosco un valore. Okay? Quindi dal mio punto di vista è positivo che in questo caso, come in quegli altri due, si possa raccontare una storia bayesiana che sta più o meno in piedi. Okay? Questo è l'obiettivo di oggi ed è una cosa in realtà abbastanza semplice da fare. Io, come vi dico, non farò i fuochi d'artificio. Allora, quello che vi devo dire è, vi fa un secondo, avete domande fino a questo punto? Perché queste premesse sono abbastanza importanti per capire dove sto andando. Il problema della vecchia evidenza nella filosofia scienza bayesiana è diventato un'industria. Se vi è capitato di guardare, avrete scoperto, avete visto che gli articoli pubblicati sono tantissimi e si è creata tutta una scolastica anche classificatoria, sia delle ramificazioni del problema, sia della mappa delle soluzioni. Allora, io per necessità devo galleggiare un po' su questa scolastica, no? In particolare, non mi soffermerò, almeno inizialmente, non mi soffermerò sulla distinzione fra la variante statica e la variante dinamica del problema della vecchia evidenza, che pure è una cosa pertinente. Diciamo per semplicità che quello che dico si riferisce tendenzialmente prevalentemente alla variante dinamica. La mia opinione, per chi conosce questa distinzione, la mia opinione è che il problema statico si possa risolvere se non ha risolto il problema dinamico, ma non sono l'unico a pensarlo, ma non è fondamentale.
Però voglio menzionarvi quelli che sono due strategie di attacco di questo problema nella letteratura, una delle quali, se ho capito bene, è congeniale all'osservazione di Alessandro. I paesi hanno cercato di risolvere il problema dell'evidenza seguendo principalmente due strade. La prima è quella delle credenze controfattuali. Cioè, l'idea sarebbe questa, proviamo a prendere alla lettera, per esempio, la storia che raccontano l'HP Cesar sul motore retrogrado. Dicono poteva essere previsto anche sotto i nuvolosi cieli polacchi, facendo riferimento a Copernico. Cioè si immaginano un agente che per qualche motivo, non importa quale, abbia fra le mani la teoria copernicana. Questo agente controstorico, diversamente da Copernico, da perché Aristarco, eccetera, eccetera, o Tolomeo, non è al corrente del fenomeno della retrogradazione planetaria, che quindi non ha questo agente diverso da noi, non assegna probabilità 1 a questo fatto perché non lo conosce, anzi, è ragionevole supporre che lo considererebbe molto sorprendente senza averlo osservato. Questo tizio però avrebbe potuto prevedere, in base alla teoria, facilissimamente che si verificano che si verifica il motore retrogrado, se ci sono pianeti, basta sapere che ci sono pianeti, basta averlo visto uno una volta, e la teoria copernicana vi dice, non c'è santo, che deve esserci retrogradazione, vi dice anche quando e perché. A questo punto questo ipotetico agente si sarebbe trovato nella situazione di poter applicare il teorema di Bayes così com'è in questo scenario controfattuale. Per lui sarebbe stata una previsione nuova, sarebbe stata una previsione sensazionale, che avrebbe prodotto un incremento di probabilità, avrebbe confermato la teoria. Io non sono sicuro di quanto bene funziona questa storia. Credo che il controfattuale sia vero. No, credo che il controfattuale sia vero. Ma non è detto che basti il controfattuale secondo cui questo agente, eccetera. Di fatto, dal punto di vista tecnico, è una reinterpretazione del formalismo, perché le probabilità che usiamo per fare questo ragionamento non sono credenze attuali. Non sono le credenze attuali della gente. Okay? L'idea è, forse, di questo tentativo di soluzione, potrebbe essere questa, quella di dire il motivo per cui Einstein rimane colpito, no? Così come gli altri, eccetera, eccetera, è che si rende conto che anche se non avessimo saputo che Mercurio ha la precessione anomala del perielio, con la sua teoria l'avremmo previsto e l'avremmo azzeccato. Questa sarebbe la strategia. Io non ho bisogno di prendere una posizione, come avrete capito dal mio racconto, non mi entusiasma, però è un percorso standard di letteratura, l'ha seguito per esempio con una certa decisione Ozon, che è un protagonista, diciamo, con Ozon, un protagonista, un vero e proprio sostenitore, un avvocato molto convinto dell'analisi bayesiana del ragionamento scientifico, e altri hanno sviluppato questo tentativo di soluzione. Un altro tentativo di soluzione, anche questo è venuto fuori molto, molto presto, subito dopo la sfida di Glimmer, e il protagonista, il nome che trovate spesso citato è quello di Gard, che è un filosofo della fine, che poi ha smesso di occuparsi di quei temi, però all'inizio degli anni Ottanta, ma non è l'unico per la verità, nello stesso giro di anni, per esempio, Nini Vuoto, questo altro importante filosofo della scienza, molto, molto prolifico finlandese, aveva scritto una cosa molto simile a questa. E questo secondo percorso di soluzione invece non è quello delle credenze controfattuali, ma è quello dell'apprendimento logico. Cioè il ragionamento è, infatti, uno dei motivi di successo di Gard è che il suo titolo ha avuto, insomma, è stato molto, come dire, suggestivo, no? Perché lui menziona il titolo L'onniscienza logica e dice l'analisi bayesiana presuppone normalmente, anche se sappiamo che è una presupposizione, come dire,
assolutamente realistica, che la gente abbia un'escienza logica, cioè che le sue assegnazioni di probabilità siano tali per cui nessuna delle relazioni deduttive di sfondo della logica classica viene mai violata, no? Viene mai contestata. Quindi tutto quello che è logicamente impossibile, riceve probabilità zero, che si porta dietro il fatto che non viene bucata nessuna relazione deduttiva, no? Però dice Gardner, è chiaro che nella scienza non funziona così, è chiaro che noi non siamo fatti così. Ed è, come dire, plateale che in un caso come quello di Einstein è stato necessario scoprire la relazione logica fra la teoria e il dato. E questa per la gente è una scoperta, no? È un atomo dell'algebra che sì, è vero che starebbe sullo sfondo logico della teoria, ma per la gente è un atomo dell'algebra che viene scoperto. E l'idea è quello che determina incremento, perché quello invece non ha probabilità 1, non è una cosa che la gente sa già. Certo che conosce il comportamento di Mercurio, ma quello che la gente non conosce è la relazione logica tra la teoria e l'evidenza. E quella è la cosa che scopre. E il fatto di scoprirla, che è un episodio di apprendimento logico per creature che, diversamente dai protagonisti classici della scena bayesiana, non sono logicamente onniscienti, è quello che determina un mutamento in positivo della fiducia, della convinzione nella teoria. Molto carino, molto carino. Bisogna capire se uno riesce a sostenere questa cosa dal punto di vista tecnico. Poi c'è anche chi se ne lamenta. Come dire, entrambi questi percorsi sono stati contestati sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista concettuale. Ok, ora io provo a raccontarvi un pezzetto di una storia formale che è proprio probabilità 101, però prima ho ancora bisogno di stabilire un ponte. Sì. Questa cosa logica è, si può dire che la teoria spiega normalmente la variabilità razionale oppure qualcosa di diverso, direi, diciamo. Io personalmente mi sforzo di trattenermi fino all'ultimo momento ad usare la nozione di spiegazione, perché la nozione di derivabilità logica mi sembra nel confronto più trasparente. È chiaro che una relazione logica è tipicamente necessaria perché ci sia una relazione di spiegazione, però allo stesso tempo viene da dire che non sia sufficiente. Ma più fondamentale, certo, più Più che semplice. altro, è che mi serve un punto d'appoggio più solido per costruire un'analisi filosofica, però poi naturalmente l'obiettivo è quello di dare senso anche al nostro impiego di spiegazione, e in parte secondo me si riesce a fare con questo percorso. Però se metto, alcuni lo fanno, se metto la spiegazione per prima, poi giustamente arriva uno e mi dice sì, ma stai usando, cioè ci vuole la teoria della spiegazione, mi è firmato un assegno e poi, ok, questa è un po' l'idea. Allora, quello che voglio prima farvi notare è questo. Queste tre cose hanno come conseguenza, naturalmente, di nuovo, ci sono delle semplificazioni, delle forzature in questa notazione, no? Perché per il fatto che io ho detto questo avviene, diciamo, sullo sfondo di alcune assunzioni, soprattutto osservative non controverse, per esempio quelle che collegano avvistamenti e composizioni di oggetti nello spazio planetario. No, queste assunzioni qui non sono menzionate esplicitamente, quindi a rigore questa qui, che dovrebbe essere una relazione formale di conseguenza logica, dovrebbe essere ritoccata, vuol dire che più a sinistra io devo sempre aggiungere quelle altre robe, d'accordo, dappertutto, è tutto parametrizzato, quindi è una notazione leggermente forzata da questo punto di vista, però secondo me si tratta di una forzatura innocua per i nostri scopi, quindi ve la segnalo e poi la metto da parte. Queste tre cose implicano questo, che la teoria ha come sua conseguenza questo condizionale. Diciamo che abbia come conseguenza questo condizionale direttamente da questo, è un fatto di logica proposizionale. Se voi avete che questa commissione, queste due premesse implicano
come potenza logica è F, una delle due come potenza logica corrispondente, potenziale materiale. E queste due cose sono matematicamente connesse. Di fatto in questo contesto sono praticamente equivalenti. E questo è un fatto logico indipendente. Ok? Allo stesso tempo bisogna sempre ricordarsi che non si dà la derivabilità di F da T, non si dà neanche la derivabilità di E da T, perché se si desse la derivabilità di E da T insieme con questo, allora resterebbe la derivabilità di F. Quindi questo è un altro modo di interpretare, il che secondo me non è completamente privo di un interesse concettuale, perché un altro modo di raccontare la storia che vi ho raccontato, quella del collegamento fra certi fenomeni e altri fenomeni, consiste nel dire che la teoria rende conto di correlazioni tra fenomeni. Okay? La teoria, per esempio, rende conto del fatto che ad una congiunzione corrisponde una retrogradazione. Okay? Ovviamente su lati opposti, no, del percorso del pianeta, cosa che sappiamo che è vera, ma non ha nessun motivo di esistere per i tolemaici. No? Perché le congiunzioni sono determinate dal deferente e le retrogradazioni sono determinate dal vicino. Okay? Quindi la teoria cosa fa? Quando ha successo, cosa fa? Rende conto di correlazioni tra i fenomeni. D'accordo? Della correlazione in sé, riduce i fatti brutti, vi ricordate quando le coincidenze brutte di fatto. Quindi non è una rappresentazione del tutto campata per aria, è deformamente identica. Okay? Adesso io darò un nome, per comodità, darò un nome a questo oggetto. Questo oggetto lo chiamerò C. Perché lo chiamo C? Beh, perché così ci ricorda la correlazione fra fenomeni. Non so, quello che volete. Ok, lo chiamerò C. E vi presenterò lo scenario nel quale noi abbiamo un'algebra sulla quale mettere le probabilità. Quindi la parte formale e elementare. Cosa comprende questa algebra? Le uniche cose che ha in testa la gente per quello che ci interessa. Sono tre. La prima è C, la seconda è la teoria, e la terza è un oggetto molto importante che è, anche l'ho letto tre volte, lo chiama X. X che cos'è? X è un oggetto che noi trattiamo come un atomo dell'algebra, però ha questa caratteristica particolare, in realtà X. Non si vede quella parte di lavagna. Dopo X non si vede. Sì, ho capito. Ok, grazie. X contiene l'asserzione per cui C consegue da Q. Okay? Questa è una relazione logica. Un agente onnisciente sa perfettamente che X è vero, non ha neanche bisogno di mettere del linguaggio ed automaticamente probabilità è una delle cose sulla quale non ragiona neanche, non ci bisogna insegnare niente. Noi la mettiamo lì perché questo è quello che usano gli autori, McGarver, che seguono il percorso dell'apprendimento logico per risolvere il problema. A questo punto noi facciamo una cosa da primo anno di logica e abbiamo otto combinazioni di assegnazioni di probabilità per questo agente ipotetico, non logicamente onnisciente. La mancanza di onniscienza logica di questo agente è chirurgica, riguarda esclusivamente questo fatto. È soltanto quello lì che noi rappresentiamo, quindi è un esercizio di modellistica completamente terra a terra, cioè stiamo prendendo un frammento delle cose di interesse dell'agenda epistemica di questo agente, che contiene anche un ingrediente logico molto specifico, l'unico pertinente, e stabilisce un collegamento possibile tra questi due oggetti, e ci concentriamo su quello e basta. Ci interessa solo sapere se sono vere o false queste tre cose. Ok? Ovviamente la lista è la solita, la compilazione di questa tabella è completamente tedesca, diciamo così. Io però la faccio perché poi ne uso una parte. Mi faccio un po' così. Se noi assegniamo a queste otto cose dei numeri compresi tra 0 e 1 che sommano 1, abbiamo definito una distribuzione di probabilità che rappresenta potenzialmente le credenze di questo agente che
altre cose questa io non vi darò dei numeri, ma questo oggetto è una specie di pur distribuzione. È una distribuzione di probabilità, diciamo, descrive una situazione, come dire, che per adesso è impostulata e che ha due caratteristiche importanti. La prima è che è una distribuzione di probabilità senza un'incidenza logica, ok? Ma è anche una distribuzione di probabilità contrafattuale rispetto alla nostra situazione d'assalto. Perché? Perché questo, che è un fatto noto, le imprese che ci interessano, è incluso una cosa che potrebbe essere falsa e fornisce dei valori di probabilità per queste righe, tale per cui la probabilità di C in questa distribuzione non è uguale a 1. Okay? Quindi non è un fatto già preveduto. Quindi questa specie di costruzione a valle di tutto comprende entrambi gli ingredienti. Da una parte non logicamente onnisciente, dall'altra parte è anche controfattuale. Quando voi, se voi immaginate di avere assegnato dei valori, adesso come vi dico non lo sto facendo, ma supponete di aver assegnato dei valori a questa lista, avete soltanto dei nostri numeri, a questo punto verrà immediatamente determinate due distribuzioni più semplici. Una è la distribuzione dove C è assunta come vera, okay? E l'altra è la distribuzione in cui X è assunta come vera. Okay? Questa è una distribuzione controfattuale, ma non logicamente, ma logicamente onnisciente. Okay? Questa è un agente che sa c'è quella relazione logica, d'accordo? Però questo agente si sta concentrando sugli stati nei quali X è vera, che comprendono casi in cui C è falsa. Quindi in questa distribuzione non c'è motivo di aspettarsi che il valore ci sia uguale a 1. Questa è una distribuzione controfattuale e logicamente onnisciente. Un'altra cosa che potete derivare, basta soltanto avere i numeri, cioè una volta che avete i numeri sapete tutto quello che vi serve. Un'altra cosa che potete ottenere è questa. Questa è una distribuzione in cui C è dato per acquisito, quindi ci concentriamo su queste quattro righe, e la sua probabilità sarà uguale a 1. Okay? Ma non è logicamente onnisciente, perché invece non c'è motivo di pensare che debba essere uguale a 1 la probabilità di X. Ci sono dei casi nei quali X è falso. Per quanto sa la gente. Quindi, se una volta che uno ha deciso che cosa succede a questo livello, se si mette nelle condizioni di supporre e sapere cosa succede a questo livello, dopodiché deve soltanto scegliere da che parte andare. Se vuole seguire il percorso contrafattuale, questo sarà il frammento di informazioni che usa come rappresentazione della sua storia, della sua proposta di soluzione per il problema della vecchia evidenza. Se sceglie di seguire l'apprendimento logico, questa qui sarà la strada che sceglie. Assegnerà alla gente la conoscenza, no? Una certezza rispetto, una certezza fondata rispetto alla verità di C, che è un dato noto, però permetterà a questa gente di essere inizialmente incerto riguardo alla verità della relazione logica che potrebbe apprendere. Ok? Bene, che cos'è che ci importa di questa lista di casi? Ci sono due cose che ci importano e che sono quelle che servono per far funzionare queste due possibili strategie, che sono, come vi ho detto, tipicamente considerate alternative, e io le voglio lasciare lì, nel senso che resta opzionale quale uno preferisca. Io ho le mie inclinazioni. Allora, una cosa importante da vedere è questo. Questa qua. Questa è la situazione nella quale stiamo dicendo che T è vera
che ci segue logicamente da T, ma che ti fa, ma che ci fa. No, 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 questa è una situazione nella quale la teoria vera, C ne consegue logicamente, ma è falsa. Che cos'è questo scenario qua? Mi sembra plausibile? Ve lo ripeto, la teoria vera. Falsificazione, è la falsificazione di T. Non sto adesso. Non è la falsificazione di T, perché chi è vera? Ah, chiedevo. Chi è vera? È una cosa che non può succedere. È una cosa che non può succedere, per la definizione della verità logica. Per sapere che questo non può succedere, non c'è bisogno di sapere se X è vero o falso. Basta sapere cos'è la conseguenza logica. Irrilevante se lo passo. La definizione di conseguenza logica dice che non posso far conseguire, seguire conseguenze false da una messa vera, per come è definita la conseguenza logica. Ok. Questo scenario deve ricevere probabilità zero. Stiamo parlando informalmente, potrebbe essere, non so, tutti i giardinieri sono siciliani, il giardiniere siciliano, Questo è il caso di quella che si basa. Questo sì. è il caso di quella che si basa. Quella messa è vera. Fattualmente è vera. Tu vuoi che sia ancora, però tu vuoi sapere una premessa che formalmente consegue, ma è indirettamente falsa. Sì, qui questa riga ti dice che T è empiricamente vera, è vera nel mondo. Ok, C allo stesso tempo è falsa nel mondo. La logica ti dice che non è possibile che C fosse vera, che è già un concetto sì, semplice. tu Invece sta dicendo che cosa? vuoi che sia formalmente, vuoi conseguenza logica, cioè, formale, ma vuoi anche che ci sia una verità, una falsità empirica Certo, questa non è una di possibilità. questa è una cosa che formalmente ti consente, poi sai che empiricamente è fatta, ma comunque di conseguenza è vera. Sì. No, certo, qui sono stati. Sì, ma questi sono intesi per essere dove per cercare il modo compare una logica in realtà. Questi sono mondi possibili, no? Naturalmente sono mondi possibili, letteralmente. C'è una piccola iniezione di mondi impossibili, la tabella. Chirurgica iniezione vorrei esistere, però. Non voglio fare niente di più di questo. Chirurgica, se volete, una chirurgica iniezione di mondi impossibili. Ok, questa riga deve essere. Per ricevere la probabilità zero non c'è bisogno che la gente sia logicamente cosciente. Devi solo sapere cosa vuol dire la conseguenza logica. Ok? Allora, se quella riga lì ha probabilità zero, allora si dimostra facilmente che almeno se lo scriviamo in modo giusto, esatto, è questo qui. La probabilità di C dato Px è uguale a 1, vabbè, che ci vuole? Certo, no? Se la teoria è vera e ha come conseguenza la logica C, C è vera. Che questo è uguale a 1 si deriva dalla selezione di questa conclusione in due passaggi, quindi vi chiedo di credermi. Ok? Allo stesso tempo, dicevo, noi siamo perfettamente autorizzati, anzi abbiamo ottimi motivi per pensare che questi altri valori non siano zero. Perché l'abbiamo costruito in modo tale che questo agente sia, come abbiamo detto, sia contrattuale sia non onnisciente. Quindi questo lo sa anche se non è onnisciente. Questo è importante, questo lui lo sa anche se non è onnisciente. È onnisciente logicamente. Allo stesso tempo non abbiamo motivo di pensare che questo sia uguale a 1. Assolutamente no. È perfettamente ragionevole supporre che il fatto che ci sia questa relazione tra T e C in assenza della fissazione di T non ci dice niente sul fatto di per sé, sul fatto che sia vera C. Potrebbe esserlo oppure no, noi non lo sappiamo, è un'ipotesi. Okay. Da queste due premesse, qui siamo nella variante, qui siamo, come vedete, qui siamo nella variante controfattuale.
ci stiamo servendo di questa distribuzione probabilità, dove la X compare fra le condizioni a destra. Okay? Da queste due premesse, che sono legittime, anzi sono perfettamente ragionevoli, consegue questo. C e X maggiore. Cioè, consegue la relazione di conferma contrafattuale. D'accordo? Data per buona la conoscenza, supponiamo, no, di concentrarci qua, nel momento in cui io do per compresa la relazione logica, e mi chiedo se la scoperta, punto contrafattuale, di questa circostanza determina un incremento della probabilità della teoria. La risposta è sì. Determina un incremento, quindi la definizione bayesiana di conferma è soddisfatta nel percorso. Okay. Quello nel quale, diversamente da quello che succede lì, io mi concentro su questa distribuzione, lo vedi dal fatto che qua viene data per assunta la derivazione logica e attendo che ci conferma. Questo è uno dei percorsi. Se a voi piace la morale è questa, la morale è questa, se per ipotesi voi volete prendere sul serio la mia proposta o una variante della Ius Novelty che abbia quel tipo di ruolo strategico, di finire in mezzo a quelle due alternative, risolvere i problemi, eccetera. Se a voi interessa questo ragionamento qui, e in più, allora se dovete farlo, dovete risolvere il problema della decadenza, ok? Se vi interessa anche mettere in relazione questa proposta con il linguaggio probabilistico, dovrete far fronte al problema della vecchia evidenza in riferimento alla conferma bayesiana, no? Che ha un formato specifico. A quel punto dovete scegliere, più o meno, se preferite la variante contrafattuale o la variante di apprendimento logico della strategia bayesiana di difesa. Se preferite la strategia contrafattuale, qui avete una storia più o meno pronta. Okay? Partite da questo, che è una cosa di postulazione formalmente legittima, che ha un significato comprensibile. Notate questo, e ne derivate, almeno qualitativamente, che quella relazione di conferma per l'agente contrafattuale con l'assegnazione di credenza contrafattuale effettivamente si può far derivare, che è la tipica strategia dei bayesiani, fanno così, buttano dentro assunzioni plausibili e il formalismo genera conseguenze desiderate. Okay. Passiamo all'altra, questo lo teniamo fisso, questo resta lì, ma adesso non sarà sufficiente. Voglio. Posso dire una cosa? Sì. Giustamente tu dici conseguenze di conflitti, Sì. però di fatto la conseguenza logica che usi non è una conseguenza logica per la positività, cioè è molto forte, la conseguenza logica ti spinge da delle premesse vere, se Sì, le premesse sono vere, la conseguenza deve essere necessariamente vera, deve essere possibile. Quindi ti chiedo se certo. ci Allora, sia uno sfasamento tra modello, per questo è il punto di prima, cioè lo certo. spostamento da un mondo che tutto sommato spesso è un monotono, dove la logica è induttiva più che deduttiva e così via, è una conseguenza logica che è modellata su un mondo totalmente diverso. Allora, tutto vero, naturalmente la risposta qui, diciamo, se uno si fa coinvolgere, la risposta qual è? Qui la relazione va dalla teoria al dato, quindi non siamo costretti all'induzione dal fatto che andiamo da una cosa. Qui la relazione va dalla teoria al dato. Il ragionamento qui è che, per esempio, nel caso copernicano, secondo me si riesce a far vedere. Perché i modelli sono quelli di algebra, si riesce a far vedere che c'è una relazione di conseguenza, nel senso di trasmissione necessaria della realtà. Poi, certo, per renderla completamente formale, quella relazione di conseguenza devi assiumatizzare la teoria, insomma, diventa una cosa complicata. Però almeno la trasmissione necessaria della realtà, in quei casi, che sono probabilmente una minoranza, il motivo per cui bisogna mettere. Oh, certo che ci possono essere dei casi, se tu hai un dato statistico. E non si può aspettare, se T in realtà è un'ipotesi causale, no?
E C è un dataset statistico, non ti puoi aspettare che ci attacchi. Quindi bisogna indebolire questa situazione, bisogna decidere se vogliamo dare significato di una relazione X, se X è una relazione più debole di questa, allora diventa implausibile che questa non è una cosa piccola, no? Per costruzione sarebbe anomalo che questa è una quantità molto piccola, potrebbe essere sufficiente di darlo per far funzionare il mio un'operazione più che legittima normalmente. Per farla bisogna aver deciso che si vuole seguire questa cosa. Ok, voglio attirare la vostra attenzione su un'altra relazione che riguarda due oggetti che anche si ricevono il loro valore da quella tabella. E gli oggetti sono questi. Allora, che cosa dicono questi? Questi dicono quanto è probabile che una teoria vera, o meglio, quanto è probabile che T, se è vera, faccia derivare C, che è nota. Ok? Questa è la mia parafrasi. Quanto è probabile che T, se è vera, faccia derivare C, che è nota, cioè che si dia X. Ok? Quanto è probabile? Ma allora, diciamo, intanto per cominciare, C è una correlazione fra fenomeni di un dominio bersaglio, cioè stiamo ragionando, noi chi sappiamo che cos'è, no? Che è una teoria che parla delle cose in cui abbiamo osservato C, no? Quindi T è la teoria copernicana per cosa, qual è il suo bersaglio? Beh, sono i dati, gli avvistamenti che riflettono il moto. La cinematica dei pianeti, no? Questo è un caso nel quale ci chiediamo quanto è probabile che P6 passa faccia arrivare C che è nota. Ok? Adesso attenti bene, questo è il mio tentativo qua di ragionamento. Ricordatevi il dibattito fra Clavio e Keplero. Okay? Keplero dice: vabbè, ma lo sappiamo, che puoi costruire una teoria falsa dalla quale fai derivare le cose vere se sono note. Vero, vero, lo sappiamo. Però qui noi supponiamo che T sia stata identificata e Keplero gli risponde dicendo: attenzione, una teoria come questa qui che ha costruito Copernico, la vedo come è fatta. Una teoria come questa, ad una teoria come questa, solo la verità le permette di far derivare i fenomeni. Questo è quello che dice Keplero. Queste cose che la teoria copernicana, così com'è, quella lì che io ho provato a scrivere o qualcosa di simile, ci permette, tu la guardi e ti dici, questa. Adesso ti dico che ti permette di collegare fra di loro i fenomeni noti, no? Tu dici, ma perché? Io non c'è motivo a guardarla perché lo faccia, no? E Keplero dice, no, è perché questo le permette di farlo il fatto di essere vera. È perché è vera che hai come conseguenza che riesci a far collegare fra di loro congiunzioni e retrogradazioni, per esempio. Ok? Quindi la mia ipotesi è che Keplero stia dicendo una cosa che secondo me è plausibile ed è compatibile con quello che dice Clavio. Certo che esistono teorie false ma qui T è stata fissata, sappiamo qual è e ci chiediamo se, ancorché falsa, potrebbe fare questo lavoro qua. Senza sapere, noi siamo in una situazione nella quale noi non sappiamo, questa è una cosa logica, non la sappiamo, che ci stiamo mettendo nella posizione nella quale non la sappiamo. È proprio quello che Keplero dice, permettere al copernicano di stabilire collegamenti, di inferire una cosa dall'altra. Se uno si mette dal punto di vista di un agente onnisciente, non ha senso, perché un agente onnisciente sa da sempre per sempre a prima vista cosa segue da che cosa. Ma non è quello che Keplero sta dicendo, lui sta dicendo no, io non lo sapevo, l'ho fatto e ci riesco. Perché? E lui dice, beh, non può essere altro che perché la teoria è vera.
Quindi la mia ipotesi è che però stia dicendo che questa quantità è piccola. Sicuramente è più piccola di questa. Una teoria vera, io mi aspetto, non è scontato naturalmente, ma è naturale supporre che una teoria vera riesca a rendere conto di correlazioni attuali nel suo dominio di pertinenza. No? È una cosa che mi aspetto. Questa non me l'aspetto in riferimento a questa teoria, non in generale. Certo che esistono teorie che lo possono fare, se sono state costruite apposta. Vedete che qui torna, ma ad un altro livello, no? Dal punto di vista psicologico, torna, se volete, il fatto di guardarla e dire: ma questa è una teoria che non ha incluso i fenomeni, basta leggerla per vedere che non sono stati messi qua dentro. Ok, quindi supponiamo che valga questo, dentro la U distribuzione. D'accordo? Supponiamo che valga questo, da questo si deriva che l'apprendimento logico determina conferma. È una specie di bilancio che non ha mai ancora come Ma cervello. certo, lo spirito è quello del miracle argument, chiaramente. Posso riprendere? Certo. Ero nella lezione precedente. Scusatemi. Quindi, da questa condizione, se soddisfatta nella distribuzione originaria, allora si deriva che c'è conferma per l'apprendimento logico. Questa è la variante non controfattuale, questa è un agente che effettivamente sa che c'è, se poi ci troviamo qua, ma è agitatore non cosciente perché lui non sa che X. Okay, lo può scoprire. Una volta che lo scopre, la probabilità di P sale. Quindi, se voi, tutta la catena di cose, e vi interessa arrivare fino a questo punto, e in questa alternativa volete provare a scovare questa, sulla base di questo scenario, se siete disposti a considerare plausibile questa premessa, che nella mia lettura era plausibile, perché Plero, ed effettivamente riflette chiaramente una variante, una versione, un aspetto dell'intuizione niente miracoli, la chiamo volutamente intuizione. Se siete disposti a supporre che questo si dia dentro quella distribuzione, dipende dai numeri che ci sono, allora riuscite a far derivare questo, col che ottenete una rappresentazione bayesiana della relazione di conferma attraverso l'apprendimento logico di C. Quindi è una cosa che ha scritto prima di valutare le situazioni. Cioè vuol dire che se X e C sono veri, allora la temperatura. Vuol dire che in una situazione nella quale tu ci sai già che si dà, Venere non va in opposizione. Nel momento in cui scopri X, questa è una conseguenza della teoria copernicana, la probabilità della teoria sale. Sì, c'era per voi che ti scopri l'implicazione, Nel sì. momento in cui scopre l'implicazione, Einstein riceve la lettera con la soluzione della teoria per Mercurio. Cosa scopre? Scopre X, conosce la già C, resta sveglio tutta la notte per l'entusiasmo. Ma io ho finito in realtà, questo è tutto.